Benvenuti a tutti nel video della Big Family! Ciao a tutti Big Amici e benvenuti in un nuovo video della Big Family! Allora ragazzi, come va quest'oggi? Giulia come al solito ride. Non è perché mi capava da ridere. Per camera. Perché era tempo così. Davvero? Sì. Oh, aspetta che mamma mi è caduto il telecomandino. Ok. Niente, sono appena tornati da scuola, sì. Serena. No, io sono tornata dall'albergo. E Giulia è tornata dalla scuola materna. E guardate un po' la faccia di Giulia, tutta sporca di Nutella, sì. Perché ha mangiato la Nutella. E io l'ho dovuta mangiare ora. Infatti, basta, basta, se non hai per cena. Dai, fai una cosa. Vai a lavarti la faccia, dai. E le manine, ok? Cos'è che non sei bella pulita? Guarda che sei pulita con la bocca, con la maglietta. Giulia usa, al posto del tovagliolo usa la magliettina, le la manica. Lavati nel bidet, ok? Lavati nel bidet così almeno... Oh, attento Lori. No, amore, no. Così almeno ce l'hai belle pulite, va bene? E poi puoi tornare qua. Dai, ti accompagno io? Sì. Sì, dai, vai a lavare la manina così almeno... E la cucina, così almeno ce le hai belle pulite, dai. Le mangio anch'io. Ok. Sì, ho le mani. Io nel frattempo mi lavo le mani nel lavandino. Dai, lavatele bene, mi raccomando. Sì. Va bene, dai. Giulia, io vado. Serena. Ah, eccoti. Le avete lavate? Brave. Bravissime. Fai vedere se c'è ancora la faccina sporca, Giulia? Ok. Fai vedere, mamma? Le manine? Ok, bravissima. Brigate! Brava. Super brava, l'amore mio. Tu le lavate le mani, Serena? Sì. Anche perché queste qua sono due golosone, tornano dall'asilo e si mangiano tutta la... Sì, Serena, Giulia... Giulia dall'asilo e Serena da scuola, è vero? E si strafogano tutta la Nutella. È vero? Niente, Ovviamente con la Nutella non c'è solo io che mangio la Nutella e Giulia che mangia la Nutella ogni volta che torniamo a scuola, ma anche nel video di ieri dove io ho fatto lo scherzo a mamma Gio delle mani sporche. No, o dell'altro ieri. Dell'altro ieri. No, loro è di ieri, vero? Perché noi abbiamo fatto... No, per noi è di ieri. Per loro è di ieri, ma... Per noi è di ieri! Per noi è dell'altro ieri, ma per loro era di ieri. Sì, papà ieri l'ha pubblicato 24 ore. In bagno. Allora, niente. È vero, sì. Che schifo. È vero, se non avete visto il video, non dire nulla perché... Ragazzi, mi raccomando, spolizzate i nostri video, perché ho visto che non spolizzate tanto. Guardate i video, ma avete le manine un po' cortine. Dovete spolizzare, mi raccomando. Ok, perché almeno noi sappiamo così che se vi è piaciuto il video oppure no. E così continuiamo a farne. Niente. Dai, che facciamo? Ma hai compiti tu oggi da fare? Sì. Sì? Oh. Dai, vai a vedere se hai compiti. Vai a vedere allora quanti ne hai. Dai, portali qua semmai. Così almeno magari li facciamo assieme, vediamo. Ti aiuta mamma Gio a farli.
che c'è? Vieni a vedere. Che c'è? Subito. Arrivo, arrivo, che c'è? Che c'è? Mamma mia! Chi è stata dalla gara e tutto? C'è tutto il corridoio bagnato? No, non è possibile, avete lasciato l'acqua aperta, ma ti rendi conto? Giulia! Io! Lo so che sei stata tu, ma Serena, ma sei andata in bagno con chi? Con Giulia? Sono uscita prima. Cioè, qua, no, c'è tutto bagnato, guarda, tutto bagnato, c'è tutto allagato, tutto il bagno bagnato fino al corridoio. Cioè, adesso, Madonna Santa, ma perché? Giulia, ma devi chiuderla l'acqua però. No, che devo chiuderla. Ma io non l'ho fatta apposta. Lo so che non l'hai fatta apposta, ok, va bene. Ma poi chi è che ha tappato anche lì il lavandino, il bidet? L'ho tappato io. L'hai tappato tu. Amore, dai, però devi stare attenta la prossima volta. Guarda che disastro che hai combinato. Lo so, ma io non ho fatto apposta. Sono dimenticata di chiudere l'acqua e bidet. Ti sei dimenticata di chiuderla? Ma come hai fatto a dimenticarti? Non so. Prima di tutto ho svuotato il bidet. Ma tu non te ne sei neanche accorta, Serena? No, mica la guardo. Cioè, no, ragazzi, guardate un po' qua, cos'è che ha combinato? Giulia. Cioè, stava cadendo tutta l'acqua dal bidet perché aveva lasciato il lavandino aperto. Anche qua, sì, qua, guarda, qua tutto dietro. Mamma mia. Serena, evita di mettere i piedi, però. Cioè, tutto fino nel corridoio, fino nel corridoio. Tutto bagnato. Niente, adesso vieni qua signorina anche tu. Qua signorina tu, vieni. Vieni qua. Dai, vieni qua, passa di fianco. Anche tu signorina. Allora, adesso tutte e due, visto che avete bagnato tutte e due, e stamattina mamma Jo ha pulito tutta la casa. Per quando voi eravate a scuola, adesso prendete gli stracci e iniziate ad asciugare tutto per bene. Ok? Va bene, asciugiamo tutto per bene. Ok, Serena? Ma io non l'ho fatta. Lo so, però il danno l'avete combinato voi, non l'ho fatto io. Allora, adesso ho preso gli stracci, tu inizi a asciugare con questo e tu questa qua è una asciugamano sporca. Sì, anche più grande. Anche più grande, almeno, perché sennò non finite più di asciugare. Ma io l'ho fatta, porta mani! E poi la strizzate dentro la vasca. E poi non è colpa mia. Però c'è... È colpa mia! Lo so che è colpa tua, però c'eri tu dentro il bagno con lei. Non so, ma io non l'ho fatta apposta. Lo so che non l'hai fatta apposta, dai. Fa niente, la prossima volta fai più attenzione, okay, però va bene. Ok, da dottore. Ok? Sì. Dai, continuate ad asciugare, dai. Che vado. E poi strizzate dentro la vasca, dai, che Serena fa veloce tanto. Con l'asciugamano grande riesce. Poi asciuga bene perché si rovina tutto il legno della porta e dei mobili. Che poi si gonfia con l'acqua e si rovina. Perché non ci stai lavando tu? No, siete state voi. Cosa c'entra? Io appunto pulisco, ma voi se voi fate danni pulite i danni voi, ve li pulite. Visto che comunque dovevi fare attenzione tu. Eri con lei ieri, non hai visto che ha lasciato l'acqua aperta? No. Fino a metà corridoio c'è l'acqua, in effetti. Niente, poi dopo vi dovete andare a fare una bella doccia. Va bene. Perfetto. Tutto grazie per colpa di Giulia. È anche un po' colpa tua perché no. Tu non l'hai guardata, cioè non so come hai fatto a non vedere che ha lasciato l'acqua aperta. Dai Giulia, asciuga per bene, dai. Mettiti lì per terra, aiuta Chiara, aiuta Serena, che ancora ce n'è di acqua da asciugare. Non è vero. Dai, un bel po' l'hai tolta, ma ancora ce n'è ancora. Brava, asciuga tutto lì dietro che così...
Ok. Giulia, dai, asciuga qui, che qui c'è l'acqua. Fatto, boh. Ok. Guarda, che non è colpa mia. Guarda che lì c'è ancora l'acqua, brava, così, come una brava bimba. Adesso c'è da asciugarlo con qualcosa. Con quello lì adesso l'asciughiamo. Mamma, ora ti do tu carica coda. Mi raccomando, Giulia, la prossima volta chiudi bene l'acqua del bidet, ok? Va no. bene? No. Eh sì, perché no. Visto che danno è combinato? No. Giulia, la prossima volta. Non lo fate mai. Non lo fate mai. Sì. Non lo fate mai. Bimbi, mi raccomando, sì. Non buttate mai, cioè non lasciate mai aperto il lavandino. Sì. Perché se no esce tutta l'acqua. Quello che ho combinato io è un disastro, non partirò mai. Bravissima, è un sì. grande disastro, sì. Perché poi si allaga tutto. Sì. Meno male che Serena se n'è accorta, diciamo, un po' in tempo, perché se no ci trovavamo tutta la casa allagata. L'ultima volta non fatto più. Va bene, dai, dai, un bacino. Non parte mai quello che ho fatto io. Va bene, amore. Mi raccomando, fai più attenzione la prossima volta, perché se no si allaga, si poteva allagare tutta la casa. Hai visto che c'era tutta l'acqua fino nel corridoio, tutto nel bagno, Ok? Vabbè, dai, però siete state brave perché comunque avete asciugato voi, bravi. Brave, dai. Grazie. Un po' di sole? No, non ti mette in punizione, ti perdono, va bene? Ok, l'importante è che facciamo pace. E a me mi perdoni. Pace, carote. Culetto di pace. Culo non vado più. Va bene, ti scuso. Vieni, ti perdono anche a te, Serena. Vieni. Vieni. Non staccare la candela perché se non ti metti. Serena c'ha il vizio di toccare la cera delle candele. Vieni, dai. Ok, dai. Niente, dai. Ce n'è sempre una. Succede sempre un disastro. Dai, adesso l'hanno asciugato più o meno. Adesso si asciugherà un po' meglio. Adesso gli darà un po' meglio una passata a mamma Jo. Così almeno... anche perché poi si rovinano i mobili se si bagnano i mobili con l'acqua. È vero, Serena? Sì. Allora, ragazzi, niente. Dopo questa disavventura che hanno combinato... Ha combinato? Non vedo! Sì, però c'era anche tu con ciò. È anche un po' tua responsabilità. Niente. Serena, Serena è molto stanca. O è stanca o è dispiaciuta perché si è allagato il bagno? No, sono stanca. Sei stanca? Non sono dispiaciuta perché non... Vabbè, tanto ha asciugato lei, è vero? Vabbè, comunque, sì, no, lo so che è stata Giulia a bagnare, però tu eri lì e magari non hai notato che non ha chiuso il lavandino. Vabbè, pazienza, sono cose che capitano, anche se non dovrebbero capitare, perché sennò può succedere un grande disastro, allagarsi tutta la casa. Meno male che ti ho detto vai a vedere se c'hai i compiti, perché sennò se rimanevamo di qua ci trovavamo l'acqua fino qua in sala da pranzo, Serena. Sì. Meno male, dai. Meno male che l'ho trovata io. Serena sta dormendo sul tavolo. E ragazzi, si deve ancora fare i compiti, il bello è quello. Niente, ragazzi, facciamo una cosa. Noi vi salutiamo qui. Meno male che l'ho trovata là. Cioè che... Cosa, Serena? Non ho capito. Allora. Meno male che sono andata di là e ho visto che c'era l'acqua. Sì, infatti, meno male davvero, perché se no... Se già ci abbiamo messo... Anzi, dovrei ringraziarmi perché ti ho detto che c'era l'acqua. Eh sì. No, ragazzi, perché mamma Jo deve fare così. Quando combinano i disastri, devo farglieli sistemare a loro, farglieli risolvere a loro o pulire loro. Perché se no, loro poi se ne fregano e continuano a farle. Almeno se faccio, per dirti, hanno allagato il bagno, Giulia, se faccio pulire loro...
sicuramente non lo faranno più, faranno più attenzione la prossima volta. Con ciò è il mio metodo, perché se no, se sarei andata io di là a pulire, ad asciugare, loro se ne sarebbero fregati magari la prossima volta. Tanto c'è la mamma che asciuga o pulisce, vero? Sì. Infatti, lo so, già sono nella mente dei miei figli. Già so come è composta la Big Family, i loro ragionamenti. No, dai, scherzo. Comunque, vabbè, niente, dai, però può capitare, lei è piccolina, poteva capitare. È stata colpa di Giulia. Sì, no, lo so. No, lo so che non è stata colpa tua. È l'unica cosa che ti ho detto, ma tu non hai visto che l'hai lasciata aperta? Ma hai fatto pulire me. Almeno l'aiutavi, visto che tu non hai guardato, hai detto che l'accompagnavi, lo sai che le combina un po' di disastri perché è piccola. Ma l'hai detto tu che la volevi accompagnare, se no l'andavo a accompagnare io, lo stavo dicendo io. Solo l'hai detto tu, allora ho detto ma sì, l'accompagna Serena. Vabbè, può capitare, basta, mica tu sgridato. Serena ci è rimasta male perché l'ho fatta asciugare a lei. Vero? Sì, che mi hai scaricato. Chissà che fatica per asciugare, ti sei anche divertita, ragazzi, perché faceva come Peppa Pig, metteva le scarpe, i piedi, inzuppava i piedi nella pozzanghera, non di fango, nella pozzanghera d'acqua, perché Peppa Pig è una pozzanghera di fango con l'acqua, la pozzanghera di acqua. Vabbè, niente, ragazzi. Adesso, vabbè, visto che sei così stanca, ti faccio stancare ancora di più, così vai a fare i compiti. Bimbi, e voi l'avete già fatti i compiti della scuola, se ne avevate? Vabbè. Ho fatto tutti i compiti. Sì, amore. E niente. Abbiamo fatto rientro. Sì, è vero. Niente, ragazzi, infatti sono appena tornati, come avevo detto, e hanno già combinato il danno. Ora di stasera spero che non ne combinino più. Vabbè, Serena non è stata colpa di Serena, è stata di Giulia. Però vabbè, piccolina. Vabbè, capita, dai. Però è giusto che puliscono loro. E niente. Noi vi salutiamo. Perché ridi? Salutiamo Monia. Ciao Monia, ciao Monia. Visto che ce l'hai richiesto di salutarti. Ogni tanto noi vi risalutiamo quando ce lo richiedete. E niente, se vi è piaciuto il video spolliciate come abbiamo detto oggi. Mi raccomando, spolliciate i nostri video, andatele a vedere, spolliciate, mettete like. Così sappiamo se vi sono piaciuti almeno. Se no rimaniamo nel dubbio, ragazzi. Iscrivetevi al canale per chi non si è iscritto. Al canale per chi non si è iscritto. Attivate la campanella per non perdere nessuna nostra avventura e disavventura. Commentate, condividete. Mi raccomando, condividete. Mi raccomando, condividete con tutti, Ok? Fate tante condivisioni, così almeno ci fate conoscere da tanti altri big amici, così diventiamo ancora più grandi, una grandissima, super grandissima big famiglia. E niente, seguiteci sui social, Instagram e TikTok. E noi niente, vi salutiamo domani. Qui, ci vediamo domani con un prossimo video della Big Family. Ciao, ciao. Amici. Domani non voglio disastri, Sì, facciamo disastri. Ciao.